cominciato a frequentare il bianco durante il servizio militare perché io ero già aspirante guida, corso nazionale con istruttori come Renzino Cosson di grande calibro, e sono riuscito ad approdare qui alla scuola militare alpina come aiuto istruttore, per cui avevo già un background di alpinistico, facevo delle solitarie in Dolomiti. E qui purtroppo il servizio militare mi costringeva, mi teneva legato, eccetera, però ogni tanto riuscivo a scappare, fughe che comunque si ricordano ancora i vecchi comandanti, perché me ne stavo via 2 giorni senza mai dar notizie, tipo ho fatto la prima solitaria della via degli Svizzeri del Gran Capucin, poi dormendo al rifugio Torino, tornando giù, e di conseguenza non davo mai notizie, sti qua si arrabbiavano. Ha rischiato molte volte la denuncia per diserzione, però perlomeno ho portato a casa un po' di scalate. L'anno stesso ho cominciato a frequentare la California, sono stato uno dei primi italiani a scalare sul Capitan, sicuramente il primo italiano su Salate Wall con Alessandro Gogni e Marco Preti. E poi ogni volta che tornavo in zona, andavo a aiutare Franco Garda a Rifugio Monzino in 2 bellissime stagioni. L'altro aspirante guida che era con me era Oscar Taiola, attuale capo del soccorso alpino della Valdigna, e abbiamo fatto una serie di avventure bellissime. Poi sono tornato in Dolomiti, poi la vita mi ha portato altrove. Io praticamente per 30 anni non sono più tornato sul Monte Bianco. Il rifugio Boccalato è un rifugio particolare in questo, fa sì da campo base per le Grand Jorasse, è l'unico rifugio che c'è sul versante italiano del Grand Jorasse, per cui chi deve salire la normale delle Jorasse deve salire di qui, chi scende dalla scalata delle pareti nord dal versante francese scende per questo versante, quindi è un punto di riferimento sicuramente per gli alpinisti. Però il rifugio è talmente particolare, talmente bello, con questo panorama in cima a un ghiacciaio, in cima a un seracco, che sono rarissimi rifugi che ti affacci al balcone e guardi giù il movimento del ghiacciaio, con un percorso che escursionisti esperti valutato, però insomma non è mai banale, attraversamento di un nevaio, corde fisse nell'ultimo tratto, una scaletta nel tratto intermedio, 2 guadi che dipende dalle ore che le passi, possono essere anche impetuosi. È un bello obiettivo raggiungere il rifugio Boccalate. Questo rifugio sorge in un luogo che è stato indicato durante la prima scalata alle Grand Jorasse da Edward Whymper, il famoso scalatore inglese che aveva scalato già il Cervino, ed è stato lui a indicarlo come luogo adatto per costruire un rifugio fuori dalla portata delle valanghe. Infatti è dal 1881 che è stata fatta la prima costruzione, quando siamo arrivati qui la prima volta con l'allora presidente Osvaldo Marengo, abbiamo trovato una situazione veramente disastrata. E oltretutto c'è stata anche una carenza di gestori, gente che rimanga qui, non è facile trovarla perché il posto non è severo. Sempre in emergenza, manca l'acqua, bisogna correre a allacciarla, manca il gas, bisogna cambiare le bombole. Situazioni per carità normali se non fossimo a 4 ore a piedi lungo una via ferrata, ecco, insomma, per cui la situazione è abbastanza impegnativa, però molto bella. Io spero di rimanerci molto a lungo. Beh, fare il rifugista è sempre un impegno che io l'ho già fatto parecchie volte in altri rifugi, un impegno che ti costringe a essere lì, quindi
bello, bella la vita dura di montagna, però tu la montagna vedi dalla finestra perché devi star lì, devi lavorare, devi cucinare per gli alpinisti, mettere a posto i letti. Io ho avuto anche un passato, diciamo, in cui ho fatto la cooperazione allo sviluppo per tanti anni, situazioni molto tirate, io sono abbastanza vissuto una vita abbastanza estrema, diciamo, perché dall'Afghanistan alla Palestina, al Sud Sudan, al Sud del Chad, sempre situazioni di guerra. Quindi sono abbastanza così, poi ho avuto un problema, diciamo, di salute, di conseguenza quello è stato un po' il breakout che mi ha detto, boh, è ora che torni in montagna, sul posto che ti piace al 1000%, per cui assolutamente l'ho combattuto anche questo posto, che abbiamo lottato 2 anni insieme al CAI per rimettere in piedi le licenze, per rimettere in piedi le abitabilità che erano scadute, per rimettere in piedi l'accatastamento che era scaduto, per cui è stata una vera lotta, durata 2 anni, quindi ovviamente il risultato di essere qui a gestire con gli alpinisti che arrivano è sicuramente una soddisfazione, una felicità. Mi è successo un aneddoto 2 giorni fa, in cui una spedizione, diciamo, goliardica di guardia caccia del Veneto si sono trovati a Plan Pincier, hanno sbinoccolato a vedere se mi vedevano, perché gente che conoscevo, gente molto preparata, gente che conosceva gli animali, la fauna in maniera seria. E qui sotto, proprio a 30 metri sotto rifugio, hanno scoperto 2 aquilotti spennacchiati che stavano prendendo il volo, quindi il nido d'aquila c'è. Oltre che noi siamo un po' più su del nido d'aquila, vero? 30 metri più su, però il nido d'aquila c'è. Sicuramente un posto che ha un fascino assolutamente particolare.